una lezione della Smart Arc, l'Academy per le giovani generazioni, che cerca di affrontare, dare un po' di suggestioni, di prospettiva a quelle che sono le nuove frontiere che l'architettura, l'urbanistica e il design può offrire a chi si sta in questo momento, che sta iniziando il suo cammino verso l'attività professionale. Ovviamente oggi il tema è molto delicato e ovviamente ringrazio sempre il professor Melis, insomma, per la sua disponibilità e ovviamente Benedetta Medas per condurre l'intervista lezione in questa prima lezione. Non vi levo ulteriormente tempo. Se c'è qualcosa che non capisco, mi cavallate, poi ovviamente fatemi fare l'apprendista da iniziare, quindi insomma vi chiederò qualche precisazione. E poi in ultima analisi, insomma, proverò a fare un ragionamento che mi è molto caro. Benedetta, lascio a te la conduzione dell'intervista e ancora vi ringrazio per la vostra disponibilità. Grazie Daniele. Allora, noi in questa prima puntata parliamo di exaptation architettura e qual è il legame tra questi due termini. Quindi io partirei dritta proprio con la prima domanda, proprio diretta. E inizierei dal principio, nel senso che noi parliamo di exaptation, che è un termine che è legato alla biologia dell'evoluzione, quindi non è un tema molto conosciuto da un punto di vista dell'architettura. Ed è un termine che è stato coniato da Stephen Jay Gould e Elisabeth Verba nel loro testo che si chiama Il termine mancante nella scienza della forma. E racconta sostanzialmente che esiste un'alternativa a quello che è il programma adattazionista, cioè che non tutta l'evoluzione è dovuta al principio dell'adattamento, ma che esiste un'alternativa. E che è un'alternativa che è stata per molto tempo ignorata, diciamo ignorata, non presa in considerazione. Sottostimata, direi, insomma, sostanzialmente. Sì, diciamo sottostimata, diciamo anche proprio anche Non messa da considerata parte, assolutamente. perché tutto diciamo che poteva essere spiegato attraverso l'adattamento. Ok, diciamo così. Quindi la mia prima domanda è questa, ovvero quanto è importante invece avere l'alternativa, un'alternativa nell'architettura in questo momento? E direi che in questo momento, intanto grazie Daniele per darci questa opportunità in questo contesto e grazie Benedetta per aver organizzato questa sessione. Direi che è importante proprio perché siamo qui in questo momento, cerco di spiegarmi meglio. Stiamo attraversando la crisi ambientale, ma direi sociale, culturale più importante che abbia dovuto affrontare l'umanità e questa crisi è dovuta a una idea, anche un'idea dell'architettura. Teniamo presente che la maggior parte, la gran parte delle emissioni di CO2 si devono proprio al modo in cui noi concepiamo gli edifici e al modo in cui noi concepiamo le città, proprio anche dal punto di vista del design, non solo dell'utilizzo. Ora non voglio entrare nella questione dei dati, perché forse diciamo, sarebbe un po' noioso in questo caso, però dando per scontato che questa sia quello che ho detto, sia un'affermazione veritiera. È chiaro che la domanda sorge spontanea. Non sarà il caso di cambiare. E quando diciamo cambiare, ovviamente dobbiamo ragionare e dire quando è che inizia questo modo di intendere l'architettura. Allora, qui mentre Benedetta parlava mi è venuta una sorta di folgorazione perché è uscito un testo, non so se si vede, dovrei togliere il background, lo faccio un attimo. C'è, così vedete anche il mio armadio aperto dietro, c'è questo testo che Ah, eccola, perfetto. Ora si è vede. The Dawn of Everything, A New History of Humanity da David Graeber e David Wengrow. È interessante perché al centro di questo libro, che è un bestseller, e che tratta appunto questo tema, cioè quanto indietro dobbiamo andare per trovare il momento in cui abbiamo deciso che il mondo che ci circondava era fatto in quel modo. È quella visione, è una verità oppure no? Ecco, loro portano una serie di informazioni, ci dicono appunto che quella non è la verità. È una delle narrative che abbiamo costruito e la cosa più, se vogliamo, impressionante di questo testo è che questa verità
ha 10.000 anni, ritorno con lo schermo, 10.000 anni di storia. È uno degli esempi che loro fanno, ma che è del tutto coincidente con l'esempio che noi stessi abbiamo fatto quando abbiamo presentato il nostro progetto alla Biennale, quindi ci sentiamo particolarmente interessati a questo ragionamento. È un esempio di tipo archeologico e fa riferimento a Göbekli Tepe, questa struttura architettonica urbana. E anche lì è interessante vedere che la maggior parte di discussioni archeologiche, architettoniche, sono: ma era un tempio, una città, era un'architettura, era un palazzo. Il problema è che è una domanda che non ha nessun senso collocata in quel tempo. Noi stiamo cercando di retrodatare una percezione del mondo che abbiamo costruito noi. Allora, quella città, la cosa, e qui parliamo, non stiamo parlando degli alieni che scendono e che costruiscono le piramidi, queste invenzioni un po', queste teorie complottiste, stiamo parlando di dati, confermati, cioè questa città viene costruita in un modo che secondo la nostra storia sarebbe impossibile, perché avviene non nell'epoca, non dopo la nascita della coltivazione, quindi delle popolazioni stanziali, quindi la nascita della politica, delle società, avviene qualche migliaio di anni prima. Allora, tutto quello che sto cercando di dire è che tutta la storia dell'umanità e la storia dell'architettura, mi dispiace dirlo, è forse la storia dell'architettura più conservatrice da questo punto di vista, che la fisica ha cambiato tassonomie decine di volte, la filosofia, cioè, l'architettura no, ma diciamo che non è mai stato messo in discussione il fatto che l'architettura sia un prodotto di una società ordinata che diventa stanziale in un momento storico in relazione alla coltivazione e quindi alla nascita del commercio legato alla coltivazione. Ora, il fatto che noi scopriamo che qualche migliaio di anni prima una società di cacciatori raccoglitori sia stata in grado di costruire una città che nemmeno la maggior parte delle società primitive di coltivatori erano in grado di fare, ci dice delle cose strabilianti. Per esempio che l'ordine, ora ne dico una che interessa a me perché è stato anche questione di discussione molto accesa durante il Padiglione Italia. L'ordine è chiaramente sopravvalutato. L'idea politica, e questo non lo dico io, dicono Greber e Wengrow, ma portata, l'idea politica, la visione ordinatrice della politica è un'idea come necessità, e quindi dall'altra parte ci sono forme anarchiche che non sono utopistiche. Ecco, diciamo che questa cosa di Göbekli Tepe, ma altre decine di cose in questo libro, si va, dicono non è vero. La società dei coltivatori e le città dei coltivatori, che sono le nostre città, non abbiano diritto di esistere. Sono una delle possibilità. E il problema che affrontiamo oggi è che siccome affonda nel tempo profondo questa visione, e siamo convinti che noi siamo già dentro un albero che cresce in una direzione e che quindi possiamo soltanto evolverci attraverso dei rami di questo grande albero, ma non che possiamo tornare alle radici e andare in un altro albero. La cosa ora spero che si in discussione l'esistenza di un solo albero, no? Cioè qui stai esattamente a toccare proprio il cuore della questione. Esattamente, quindi non si tratta di discutere che quest'albero esiste, si discute del fatto che sia l'unico albero esistente. Come direbbero in fantascienza, ci sono più universi paralleli. Sì. Esattamente. La cosa, diciamo, che però per noi è difficile da comprendere è che chiaramente soltanto in tempi recenti la biologia dell'evoluzione ci ha fatto capire una serie di aspetti. La tassonomia lì è stata rivoluzionata, cioè soltanto in tempi recenti noi abbiamo raggiunto la convinzione che in realtà 10.000 anni di storia, o diciamo gli ultimi 2.000 anni di storia, sono meno di un centesimo dell'evoluzione dell'uomo. Quindi è più quello che non conosciamo della storia di quello che conosciamo. Tra l'altro Benedetta e io e Benedetta condividiamo questa origine sarda, è sorprendente, da appassionato di archeologia, quanto non si sappia nulla della società nuragica e si faccia un'ipotesi basandoci su elementi che ovviamente vengono sistematicamente smentite, perché noi ovviamente le facciamo per analogia con altre cose che stanno intorno. Quindi non si, la civiltà nuragica non si spiega, una civiltà autoctona che ha costruito delle cose. No, però poi, tornando a noi, cosa...
Tornando indietro, ricordiamo sempre che ancora noi non abbiamo idea, ci sono varie teorie, ma non sappiamo com'è nata la vita sulla Terra. No, questo è ancora altro degli elementi, varie teorie, varie discussioni, ma non abbiamo consapevolezza di come sia nata la vita. Quindi è un albero con radici molto profonde, con le sue due. Infatti tu pensa che sta andando indietro milioni di anni, no? Cioè, ma noi siamo, diciamo, affondiamo nell'ignoranza anche nell'ambito delle centinaia di migliaia di anni. Questo, come diceva Stephen Jay Gould, arrivo al punto di Stephen Jay Gould che faceva riferimento Benedetta, questo funzionava fin tanto che reggeva quest'idea dell'albero unico evolutivo, mi spiego. Cioè fin tanto che nel momento in cui abbiamo scoperto che esisteva l'evoluzione, noi ci siamo immaginati che l'evoluzione fosse uno strumento che tendeva al progresso. E quindi, anche se esistevano 100.000 anni di storia prima, quando abbiamo scoperto l'esistenza dell'uomo di Neanderthal, quindi, e abbiamo cominciato a scoprire l'esistenza di più uomini, più specie umane contemporaneamente, che era una cosa impossibile, continuava a reggere questa logica perché reggeva la logica del progresso, cioè quello che viene dopo è più progredito di quello che viene prima. Negli anni Ottanta, appunto, ma anche prima, diciamo, la tassonomia della biologia è stata completamente stravolta e questo fatto è stato completamente, cancellato. Anche se, come dice spesso il mio amico Telmo Pievani, dice il problema è che i programmi scolastici dicono ancora quella cosa lì. Certo. Perché i programmi scolastici non è che possono, purtroppo non dicono quali sono le novità degli ultimi 40 anni, quindi noi abbiamo in questo momento generazioni di ragazzini che pensano che l'uomo sia una versione più evoluta della scimmia. E chi glielo va a spiegare? No, non è così. La scimmia ha le mani più evolute di noi, noi siamo un po' una via di mezzo, siamo un pezzo di un braccio dove sta di là, oppure... Stephen Jay Gould in uno dei suoi libri fa un esempio interessante perché questa logica lineare che ci può ci ossessiona può essere dimostrata in tanti modi la sua fallacia. Per esempio, lui parla a un certo punto, fa l'esempio della dimensione del cervello, cioè che noi abbiamo regolato questo ragionamento binario, cioè ci progrediamo, il cervello cresce, questo fa parte dell'albero. Poi chiaramente qualche anno fa abbiamo scoperto che per esempio in Neanderthal ha il cervello più grande del nostro. Boh, mistero, panico, però rimane nella... E noi abbiamo costruito... Stephen Jay Gould dimostra, e qui viene il tema anche della diversità, Stephen Jay Gould dimostra quanto le verificazioni sono pregiudizio, perché nell'Ottocento l'idea del cervello più grande, questa linearità, la crescita e il progresso, diceva che il cervello delle donne era più piccolo e meno pesante di quello degli uomini, gli uomini sono più intelligenti. Anche quello che poi in tempi recenti si sia dimostrato che il cervello era più grande perché comunque la struttura fisica muscolare dell'uomo è diversa, quindi controdiverso, che l'uomo è più grasso della donna di media, c'è un fatto dimensionale che è puramente tecnico, non ha niente a che fare con l'intelligenza, e che addirittura, come aveva intuito la Montessori, tra l'altro, che addirittura invece se vai a, sciogliere tutte le questioni, la donna, intelligenza pura, se la calcoli in volume, è superiore a quella dell'uomo. Però, il punto di Stephen Jay Gould non è dire, non è più l'uomo e la donna, e quindi ricostruire una tassonomia, no, è dire che il problema è che questa visione del mondo non esiste, è fallace. Infatti un concetto, scusami, entro a gamba tesa, ora le neuroscienze ci hanno fatto sostanzialmente capire che non è il volume che conta, sempre che l'intelligenza possa essere misurata, e qui apriremo una discussione complessissima, ma è nella complessità è il sistema delle interrelazioni che ci sono fra neuroni che fa... Sto toccando il punto fondamentale. No. Ora siamo da un'altra parte proprio, stiamo ragionando di altre cose. Tu puoi avere anche un volume enorme, ma qualitativamente deprecabile, come è stato dimostrato in molte specie animali, un cervello piccolissimo, ma le cui interazioni tra neuroni, no, i dendriti, gli assoni, eccetera, eccetera, sono talmente ramificate da rendere, non dico possibile, una metacognizione di se stessi, ma in qualche modo
una forma di pensiero sicuramente. Quindi non è ancora una volta la quantità, ma è la qualità di quello che andiamo ad analizzare. No, scusa, mi sono entrato a gamba tesa. Ma no, no, ma no, c'entra, va sì. Benissimo in realtà, perché poi tocchi un punto in realtà fondamentale che ha anche nel padiglione d'Italia è stato trattato in maniera molto approfondita e che in verità ha una grandissima attinenza con quello che è l'architettura o che potrebbe essere l'architettura del futuro, no? Chiaro. Come ti dicevo prima, Daniele, io e Benetta siamo interscambiabili. Vabbè, io molto umilmente ho studiato prima di venire qui, quindi, quindi molto umilmente mi sono preparato prima. No, come diceva Benedetta, quello che dici è fondamentale soprattutto nel campo dell'architettura. Perché, come dicevi tu, esistono tante forme di intelligenza. E come dicevo prima, addirittura Stephen Jay Gould va ancora più indietro in questa tassonomia e dice, no, secondo lui non è nemmeno una questione qualitativa. L'intelligenza non esiste, o meglio, esistono, se dovessimo ragionare in termini in termini lineari, diciamo, come dire, l'organismo o l'animale più avanzato, più progredito, è il tetrapode, diciamo, in generale. Questo è quello che dice lui. Cioè, sono una roba che noi non ci potremmo arrivare mai. E tra l'altro è curioso, perché è la visione di noi che abbiamo. Cioè, noi abbiamo una visione nostra, che andiamo su nelle stelle, facciamo le cose, come se avessimo veramente un dominio sul pianeta, che invece, diciamo, dal punto di vista pratico non abbiamo. Ma questa è un'altra questione. Quello che dicevi tu, secondo me, e come diceva Benedetto, secondo noi è più interessante, perché in realtà ha a che fare con la soluzione del problema o della la scoperta della tassonomia. Cioè, in realtà, 200.000 anni fa succede una cosa particolare e che rende effettivamente, diciamo, le specie umane distinte, quindi non più intelligenti, distinte, cioè sviluppano una modalità particolare di sopravvivenza, chiamiamola di emergenza di sopravvivenza, perché diciamo, sostanzialmente l'intelligenza, chiamiamola così, legata al volume, alla quantità di un organo, insomma, ci accomuna ad altre specie. Invece la specie umana comincia a sviluppare, e ripeto, lo dico sempre in anticipo non sviluppa qualcosa che ci rende, sviluppa una cosa diversa, poi altri sviluppano altre cose, sviluppa una cosa diversa, però è la nostra caratteristica, che è quella che dicevi tu. Cioè, 200.000 anni fa il cervello comincia a smettere di crescere in dimensioni e comincia invece ad aumentare a livello di interconnessione. Quando dicevo che questa cosa a cui accennavi tu diventa importante, è perché, secondo Ether Pringle, ma diciamo che raccoglie la letteratura su questo tema, quella corrisponde alla nascita della creatività. Cioè, la creatività è la manifestazione più evidente della trasformazione, della integrazione, come diceva Benedetta, è bene dire sempre questa cosa, non c'è un'alternativa, c'è dell'integrazione rispetto all'intelligenza lineare e logica di quella, chiamiamo, associativa, che nasce appunto dalla capacità di mettere insieme le relazioni. Quindi in realtà tutte le forme creative nascono in quel momento e nascono con uno scopo non dichiarato, perché sennò diremmo una cosa contraria all'exaptation, uno scopo, diciamo, evolutivo particolare, che è quello appunto di risolvere le questioni di emergenza. Cioè, tutti siamo in grado di capire che quando piove ci dobbiamo mettere sotto magari un riparo, sì, qualcosa che ci protegge. Nessuno ci può dire se invece a un certo punto non esiste la pioggia, a un certo punto nasce la pioggia e dura per anni, che strategie dobbiamo adottare per trasformare in modo creativo, e ci sono degli esempi. Allora, l'ho presa alla lontana e vorrei dire anche tante altre cose su questo, però arrivo alla risposta alla domanda tua, Benedetta, cioè la risposta è questa. L'exaptation è anche una la creatività è anche una manifestazione di questa struttura plastica del nostro cervello. Ed è una cosa per la quale la creatività è una cosa per la quale il cervello non era stato progettato dal punto di vista, chiamiamolo così, della biologia evolutiva, sì, dell'idea evolutiva
deterministica, che è la prima idea evolutiva che noi abbiamo e che viene dichiarata la prima volta nell'evoluzione della specie di Darwin. Quello che sto dicendo è che se andiamo a vedere cosa succede quando si intersecano le cose, i neuroni, per esempio, succede che noi sviluppiamo quello che potremmo dire il senso estetico, l'idea della bellezza. No? Ci sono definizioni classiche, assolute, filosofiche. Io sto parlando in termini di neuroscienze, come dicevi tu. La bellezza è, nel momento in cui si connettono queste cose, è la cooptazione funzionale di una parte del cervello che esiste già. In realtà è una cosa molto più basica di quello che purtroppo vorremmo raccontarci con, diciamo, il bello assoluto oppure... Sostanzialmente è una cooptazione funzionale della parte del cervello che riguarda la regolamentazione del gusto, quindi del cibo. Quindi sostanzialmente noi usiamo la stessa parte, le ricerche sono ancora in corso. Però per semplificare, in realtà quello che succede è che non c'era più spazio, il nostro cervello cresce, cooptazione funzionale, quindi sostanzialmente si occupa di... E questa cosa consente all'uomo, che era stato progettato in un certo modo, sono tantissime le cooptazioni funzionali, quindi non sto dicendo che questa è l'unica. Una delle... Progettato in un certo modo e ci sono milioni di cose che sono invece uscite da questa idea centrale e, diciamo, sono state cooptate funzionalmente e funzionano. A cosa serve la creatività? Diciamo, non cosa serve che è stata progettata per quella, cosa serve nel senso per cosa si è rivelata utile? Per superare le crisi ambientali, per esempio, attraverso, diciamo, questo strumento che, diciamo, gli americani dicono thinking out of the box, che riusciamo a farlo. Scusami Alessandro, sono sempre molto... Vai. Ma cioè, per dire, vorrei ricordare, no? Da Daniel Kahneman, pensiero lento, pensiero veloce, premio Nobel proprio per identificare, no, questa non staticità del pensiero e questa dinamicità che, al contrario delle intelligenze artificiali, deve risolvere con poche informazioni problemi di lunga durata. No, cioè, voglio dire, stiamo parlando effettivamente di un'impostazione completamente diversa da quella che si immaginava tradizionalmente del nostro cervello. Ma tant'è che dal punto di vista, diciamo, del funzionamento non esiste, ecco, anche quella è una nostra, come dire, una nostra tassonomia posteriore, non esiste alcuna differenza tra scienza, tecnologia e arte dal punto di vista del meccanismo. Allora, dov'è l'exaptation qui? L'exaptation è questa. Questo è un esempio, cioè la creatività, mettiamola così, la nostra capacità di riuscire a risolvere i problemi in modo, diciamo, radicale attraverso, e quindi diventando multidisciplinare in qualche modo, è una cosa che si è potuta fare per una ragione esattativa, non adattativa, cioè che l'evoluzione, diciamo, la selezione naturale ci ha progettato non solo per svolgere determinate funzioni che rispondono poi alle nostre esigenze, ma ci ha dotato anche di una serie di strutture che, seguendo, come dire, la tassonomia di Stephen Jay Gould, poi riportata in italiano da Telmo Piovani, conferisce alle strutture variabilità, diversità e ridondanza. Questo è il segreto. Quindi, quando Benedetta, quando tu parlavi di queste due modalità, stiamo parlando di una modalità che dice: la selezione naturale immagina uno scenario, a quello scenario fa corrispondere un uso e una funzione, e a quell'uso e quella funzione fa corrispondere delle strutture. E questo è il modo in cui noi abbiamo definito l'architettura. Al di là dei canoni dei cinque libri di Vitruvio, e al di là io sono contro il classicismo per il movimento moderno, in realtà il problema tassonomico è che anche i mondi uno contro l'altro partono da questa certezza, cioè scenario, usi e funzioni, forme che corrispondono. Non sto dicendo che nella storia non esistono altre forme di architettura, esistono, perché ne esistono miliardi, anzi sono la maggior parte.
ma esiste il fatto che questa, la lettura di queste architetture viene spezzettata e marginalizzata. Così è stato fatto anche nell'evoluzionismo. Quindi non è che non tant'è che lo stesso Darwin, nella sua, mi pare, seconda o terza edizione dell'Origine della specie, lui già osserva queste cose. Cioè i suoi allievi sono più conservatori e ortodossi dello stesso Darwin. Darwin aveva capito. Incavola anche, se vogliamo dirlo. Si arrabbia proprio Darwin, sì. Perché dice, ah, non è possibile, io ho detto anche queste altre cose, poi... considerano. E risottolineando più volte nella versione inglese, la mia non è una fede, è una rilevazione di quello che è, non è una fede, no? Certo, l'aveva considerato, ma poi alla fine non è stato come considerato certo. la sua seconda opzione, che era valida, effettivamente valida allo stesso modo. E se lo riportiamo in italiano, gli esempi sono tantissimi, però per far capire cos'è questa seconda opzione, sempre semplificati, quindi anche queste sono semplificazioni, quindi non riusciamo a farne a meno di fare quella cosa lì, però diciamo, dobbiamo comunicare. Dobbiamo dare delle suggestioni, no? Però, eh. Allora, il secondo modo di ragionare è quello che, se uno legge un libro di critica dell'architettura, è, come dire, l'anticristo dell'architettura. Cioè che l'architettura progetta esclusivamente, cioè la selezione naturale in questo caso, sto già traslando, la selezione naturale, mentre progetta strutture deterministiche, diciamo, progetta anche strutture deterministiche. Cioè, comincia a progettare, posso dire parolacce, no? Beh, ora, diciamo, non siamo alla RAI, si può dire, ah, però se uno vuole progettare cozzate, sì, si può dire. C'è strutture un po' a caso, diciamo, a caso. No, sto semplificando, però produce strutture a caso. Cioè, non strutture, noi le definiamo a caso, infatti nella... Quando parliamo, fra qualche giorno, Benedetta, non so se te l'ho detto, avrò un incontro con Telmo e si parlerà di questo. Noi diciamo a caso, perché siamo ignoranti, perché siamo, come dire, corrosi da questa tassonomia. In realtà, in modo diciamo, rafforzando la forza serendipità. Sì, vabbè. La serendipità della Ma quindi, Alessandro, cioè, tu ritrovi ancora valide le critiche che negli anni 70 poi si sono evolute, insomma, quelle cui era necessario progettare il caos perché l'irrigidimento delle strutture stava di fatto negando l'architettura e lo sviluppo della città? Assolutamente sì. Mm-hmm. Questo è quello che intendi. Tra l'altro gli anni 60, come dici tu, secondo me sono un periodo importante, proprio perché comunque a un certo punto queste ipotesi alternative comunque emergono e sono emerse più volte nel corso della storia. Però, diciamo, la forza inerziale li ha sempre spinte indietro, perché comunque in architettura, diversamente dalle altre discipline, non c'è mai stata la controparte dei, chiamiamola così, dei fatti, degli impatti, fino a questo momento. Cioè, questo è il primo momento storico in cui questa cosa sta crollando verticalmente. Perché i fatti, chiamiamoli fatti, ammesso che esistano, perché sta succedendo qualcosa che sta mettendo, come dire, in crisi tutta la visione. Se pensiamo agli anni 60 o agli anni 70, c'erano intuizioni di Hausrucker Koch, mi vengono in mente, che erano del tutto incomprensibili all'epoca. Eppure sono progetti... E nessuno ne parla, ovviamente, perché non conviene a nessun architetto. Sono progetti che oggi progetti identici vengono proposti come delle innovazioni. Quindi cosa fa la natura? La natura sa che in realtà in un contesto ambientale la casualità non esiste, nel senso esistono le occasioni, esistono le possibilità, quindi progetta strutture estremamente plastiche. Strutture appunto che vengono definite creative, quindi che hanno queste caratteristiche di diversità, variabilità e ridondanza, le produce, ridondanza proprio perché le produce anche in quantità notevole, le riproduce e queste strutture ci hanno salvato la vita diverse volte, noi e altre specie animali. Altre volte, non, come dire, non c'era abbastanza
abbastanza variabilità e quindi non ce l'abbiamo fatta noi altre specie animali. Però, diciamo, la grande forza dell'exaptation è proprio questa, cioè che accanto all'adattamento, quindi esiste la possibilità di avere delle strutture che sono sostanzialmente, ecco, potremmo usare, visto che parlavamo di metaverso in questo momento, immaginiamoci che in realtà la selezione naturale aveva già progettato delle strutture intrinsecamente dotate di metaversi, delle macchine del tempo potenziali, dormienti, che si svegliano nel momento in cui si verifica quell'universo alternativo che non era prevedibile. Se ne possono verificare 5.000 diversi, l'intelligenza della selezione naturale è di dire: guardate che l'intelligenza non basta cercare di progettare, raccogliendo tutti i dati, immaginandosi uno scenario. È molto più efficace progettare strutture che sono dotate di plasticità tale da potersi adattare a questi contesti, perché la serendipità esiste. Quindi tutto questo funziona con un altro concetto, che è il concetto che spiega anche il fatto che non esiste il progresso, che è il concetto di nicchia, di costruzione di nicchia. Cioè il concetto di costruzione di nicchia, proposto da Kevin Laland e altri studiosi, spiega il perché non esiste l'idea, il progresso. Perché in realtà dice, dobbiamo immaginarci, ogni ecosistema e quindi in qualche modo anche la stessa atmosfera e il pianeta Terra sono una costruzione di nicchia, cioè sono uno spazio in cui non c'è una cosa statica e quindi un'evoluzione, quindi la possibilità di un'evoluzione lineare da una tavola. No, esistono agenti, mi dicevi tu, soltanto con la computazione possiamo entrare nella logica di quello che succede, agenti tutti attivi all'interno di questo sistema. E quando parliamo di agenti attivi non parliamo solo di uomini, donne, cioè di umanità o di specie animali, parliamo di qualsiasi organismo, qualsiasi specie quindi non umana, e parliamo pure di presenze inanimate, cioè la fluidodinamica esiste. Cioè, per cui l'entropia e il caos ce lo dimostrano. Esatto. No? Non sappiamo per gran parte dell'universo da cosa è composto, è materia grigia, oscura, non sappiamo fondamentalmente. No? Mm-hmm. Infatti anche se la Anche già questo poi, perché arriverà la domanda. Arriverà la domanda. Vabbè, scusate, ho fatto spoileraggio. Scusami, Alessandra, ma questo tuo tipo di lettura, che ovviamente io condivido moltissimo e apprezzo, in realtà, se vogliamo rimanere anche nelle mura domestiche, diciamo questo del progresso, che in realtà non è progresso, in realtà per esempio il nostro filosofo più noto, Umberto Galimberti, no? Ne dà una lettura molto legata all'evoluzione cattolica, per cui il passato era peccato, il presente è redenzione, il futuro è paradiso, no? E vita beata. Anche la tecnologia si è adattata a questa logica. Il passato era ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è sviluppo. Anche la cultura, diciamo, controcattolica, marxista, comunista, il passato era schiavismo, il presente è liberazione, il futuro è progresso. Cioè, questa idea del progresso, più che da basi biologiche, sembra provenire da una filosofia religiosa, se mi posso permettere di chiamarla così, in cui mentre nell'antica Grecia non esisteva il futuro perché vivevo solo e oggi e l'Olimpo era solo per gli dei, quindi i greci non avevano la nozione di tempo futuro come ce l'abbiamo noi, dal cattolicesimo in poi tutta la tecnologia si è adeguata e la cultura si è adeguata a questo futuro che ci attende e che quindi è progresso. Non è un po' legata più alla cultura religiosa che alla conoscenza biologica questo pensiero? Assolutamente sì. Allora, dico la mia opinione, ma che mia opinione in questo caso, una lettura sempre di Stephen Jay Gould su questo tema. Sì, è una lettura che in biologia non ha alcun fondamento, non ce l'ha più. Quindi dicevo, se esiste una costruzione di nicchia, ogni agente funziona in quello, per cui è tutto un problema di azioni e reazioni. Quindi noi ci evolviamo in una certa direzione perché succede il sistema ci permette di evolverci in quella direzione. Nel momento in cui il sistema si riassetta, noi andiamo in un'altra direzione. Quello che era evolutivamente
positivo diventa negativo. Il problema, come dicevo prima, è che questo, se lo valuti in Stephen Jay Gould, dice il problema è che noi siamo esseri narranti e quindi noi tendiamo a fare questa cosa, cioè prendiamo un pezzettino e estendere questa linea. Certo. E quindi diciamo non ci rendiamo conto del... Quello che dice Stephen Jay Gould, che pure il tema religioso, diciamo così, forse la mia posizione è più influenzata dalla filosofia della scienza che non dalla filosofia, cioè secondo Stephen Jay Gould il tema è che l'uomo per definizione è strutturato e il suo cervello è processato, ha questo come fa delle cose in un modo, quindi non sappiamo nemmeno il perché in realtà ancora, per porsi al centro del contesto, cioè ha un atteggiamento, diciamolo così per usare i nostri termini che usa Stephen Jay Gould, è tendenzialmente un animale arrogante, costruisce questa narrativa. Quindi secondo Stephen Jay Gould quello che dici tu è vero, ma non è la causa, è una delle conseguenze secondo lui, cioè lui addirittura in realtà critica anche la filosofia greca, perché dice in realtà la stessa cosa la fa Platone, di porre l'uomo al centro quando c'è il momento con l'idealismo di porlo al centro, poi dopo diciamo succedono delle cose e la religione in qualche modo fa la stessa cosa, è uno strumento che serve per dare all'uomo questa centralità. Lui, addirittura lui dice, lo vediamo anche nel momento in cui Galileo scopre, lui fa tutti questi, Galileo scopre che l'uomo non è al centro dell'universo, trova una nuova dialettica. Quando noi scopriamo l'evoluzionismo, riusciamo anche lì a trovare una dialettica che quindi si contrappone a quella religiosa, ma una dialettica che ci pone in cima a una scala evolutiva. Cioè, secondo lui, non è tanto lo facciamo perché siamo condizionati dal cattolicesimo, quanto noi lo facciamo, diciamo, di default, e quindi, diciamo, utilizziamo gli strumenti. Quando eravamo ignoranti, per essere brutali, perché non vuole essere un vantaggio della... Io sulla critica al cattolicesimo mi ci trovi. Quello che voglio dire, quando eravamo ignoranti, abbiamo usato il cattolicesimo. Quando siamo diventati più, come dire, abbiamo capito un po' di cose, però abbiamo cercato comunque sempre di metterci in quella posizione lì. Stephen Jay Gould parla... Luciano Floridi, no? Che dice sempre nelle sue lezioni, iniziando, prima eravamo noi il centro e tutto il mondo, già poi abbiamo scoperto che no, era il sole il centro, poi Darwin, poi anche Freud ci ha spiegato che non eravamo noi il centro, e concludiamo con le famose battute del regista americano che dice Dio è morto e anche io non mi sento molto... Woody Allen, grazie, mi stava sfuggendo, no? E anche io non mi sento molto bene. Sì, esattamente. Questo è il tema, tant'è che il problema che stiamo attraversando, e qui divento critico nei confronti dei miei colleghi, comunque dell'università in generale, e soprattutto devo dire questa resistenza la trovo soprattutto da parte di molto dagli architetti italiani, è proprio questa. Cioè, ognuna di queste, come hai detto tu, ci sono... Questo atteggiamento dell'uomo si può vedere, appunto, anche Stephen Jay Gould parlava delle quattro rivoluzioni, una delle quali è appunto quella di Freud, perché è lo stesso, cioè la resistenza verso la lettura di Freud nasce dal fatto che in qualche modo ci dice no, tu non controlli tutto come credi controllare. Non sei tu il centro di te stessa. E questo è il problema che stiamo affrontando ora. Cioè perché posso fare anche dei nomi, perché io sono la prima persona, perché quando parlavo dei temi ambientali della sostenibilità io sono stato anche verbalmente aggredito da colleghi anche importanti, perché ci sono ancora colleghi importantissimi che dicono che il problema della sostenibilità è una stupidaggine, o che dicono basta smettere di andare in aeroplano, risolviamo il problema e continuiamo a fare business as usual, perché diciamo, non so, nel caso del Padiglione Italia i giovani erano entusiasti, esaltati, abbiamo avuto 3-4 architetti, non tanti per fortuna, 3-4 architetti
che non è che hanno criticato il padiglione, erano inferociti a livello da presentare questo terrore. Io lo vedevo nelle loro dichiarazioni, il terrore, perché in realtà è questo il problema. La narrativa, cioè questa crisi, è una crisi che ha un peso diverso da tutte le altre, perché è una crisi che ci dice che non siamo al centro, che il progresso non esiste, che quello che abbiamo costruito era sbagliato, che la conoscenza non di 20 anni, non di 200, ma forse di 2000 anni va messa in discussione. E tutti coloro che in qualche modo rappresentano quel presidio, che non sono disposti, come te facendo una scuola come questa, a mettersi in discussione, è chiaro che loro, come dire, muoia Sansone con tutti i filistei. Cioè, è meglio che, a proposito di religione, è meglio morire con l'illusione che siamo importanti piuttosto che ammettere che non contiamo nulla, che abbiamo sbagliato tutto. Infatti il punto di debolezza delle nuove generazioni, ma lo dico da padre di due figli, e che si batte, insomma, per le nuove generazioni, non è tanto fondamentalmente, ma poi senza fuori Nietzsche, tutto, insomma, è il nichilismo, no? Cioè, quando io non ho futuro perché ambientalmente è un problema, gas serra, pandemie, guerre, tecnologie che sovrastano la mente umana. Se io non ho futuro, qual è allora lo scopo per cui debbo combattere, lottare, modificarmi, eccetera? No? Cioè, è il nichilismo di fatto quello che frena le nuove generazioni. Perché? Perché non ho più il futuro, né sono io più il centro del futuro. E questo... Infatti il nichilismo è uno degli strumenti del negazionismo, perché prima il negazionismo, il negazionismo si è evoluto, no? Prima no, non esiste il fatto, non esiste il fatto. Adesso ci sono persone che non possono più negarlo, perché cioè, allora la risposta è ma tanto non ci possiamo fare niente, business as usual. Moriremo tutti. Quindi, invece no, noi esistiamo, c'è l'exaptation. È un proteggersi dai propri errori. Per le nuove li stai portando a un suicidio di... Di fatto le stai portando ad autodistruggersi sostanzialmente. Però secondo me hai usato un termine chiave che secondo me è la parola errore. Cioè pensare che quello che tu hai visto, no? Fino adesso non lo capisci, è un errore. In verità forse no, no? Ma come se la stessa scienza non procedesse per errori, per negazioni. Esatto, esattamente, assolutamente. Dire, però anche lì... Copernico ha messo in discussione. Tutto viene messo in discussione. Einstein ha messo in discussione. Hawkins ha messo in discussione. Cioè, e continua... Si va... Vabbè, no? E si passa attraverso il campario, quando succede l'errore, cioè, però... Dire, in effetti si va avanti per errori. Non... Certo. Spaventa, l'errore spaventa. Indubbiamente. L'errore spaventa, ma l'errore spaventa proprio perché esce da quello che è il tuo tracciato, da quello che è la, come diceva Alessandro, la tassonomia, da quello che tu conosci, è sbagliato. E quindi non lo posso accettare. Non c'è l'out of the box, o è così o muoio al senso. Esattamente, quindi la fregatura, se vogliamo chiamarla fregatura, sta proprio lì. È uno degli esempi che aveva portato Alessandro per il padiglione, insomma, qui c'è tutto c'è un intero volume sull'architectural exaptation del padiglione Italia, è l'esempio appunto della scoperta della radiazione di fondo del Big Bang, dell'ecofossile del Big Bang, sì. Che... No, ma adesso abbiamo anche ridiscusso i buchi neri, cioè la stessa neuroscienza ci dicono che il cervello non rimane mai uguale a se stesso, ma è un muscolo e si evolve, quindi impara dai suoi errori, no? Quindi in realtà siamo all'interno di un processo che va per errori, va avanti per conoscenza. Però ha ragione Alessandro, il vero nodo è culturale, cioè non è tanto cosa possiamo fare, e ammettere che è necessario prendere una nuova. Eccolo, fa bene. Da Daniele. Va bene, ora la metteremo negli appunti del corso, va bene. Grazie. Va bene. Senti, Alessandro, allora abbiamo già iniziato una cosa in realtà molto complessa e credo che potremmo andare avanti ancora per ore, perché in effetti apre una riflessione molto importante per le nuove generazioni, perché hanno la responsabilità di ridiscutere quello che hanno fatto le precedenti e aprire nuove nicchie che interagiscono con altre nicchie e aprire una complessità evolutiva che non è lineare.
Vabbè, ok, questo è un periodo, io spero che sia una suggestione importante. Ti facevo un'ultima domanda, sto un po' rubando il ruolo a Benedetta, spero che Benedetta mi scusi per questa sostituzione. Un tema che seguo con molto interesse, su cui stiamo dibattendo da tanto tempo, come dicevi tu, sino adesso non è stato possibile affrontare questa complessità perché noi lavoriamo in maniera olistica, quindi cioè averle preparato per lavorare con poche informazioni, ha i suoi bias, però trova e prova con la creatività a trovare le sue soluzioni. L'arrivo dell'intelligenza artificiale sta un po' spostando il tema della creatività. Faccio l'esempio classico, Google che arriva con la sua intelligenza artificiale, gioca a Go, non a scacchi, ma a scacchi non a... È roba da poca roba, e con la sua intelligenza artificiale, DeepMind, pur lavorando da una base statistico-computazionale, perché le reti neurali, ora chiariamo, l'intelligenza artificiale non pensano, perché se sapessimo biologicamente come funziona il cervello, forse allora progetteremo l'intelligenza artificiale, ma sono solo potenze computazionali, statistiche. Eppure, in questa potenza computazionale statistica, a Go, fa una mossa in cui tutti i principali giocatori e l'avversario che era lì di fronte, Lisido, più grande giocatore di Go al mondo, un gioco più complesso in assoluto del mondo, gioco cinese, e sente la vittoria in tasca e dice ha fatto un errore. 236 mosse dopo vince DeepMind, no? Cioè ha creato una mossa che non era mai stata prevista da alcun umano, non entrava in nessun out of the box, anche dei più spregiudicati giocatori di Go, ma lo ha fatto su una base statistica, no? Si è andata... Allora, che rischio abbiamo che questa nostra già non centralità della narrazione, come vorrebbero, no, impostarci, si sposti a un'ulteriore minor centralità di narrazione quando un'intelligenza artificiale è in grado di trovare soluzioni dove noi non siamo in grado di arrivare? Ma ovviamente, diciamo, è una domanda così complessa, non so se ho le competenze per dare una risposta, se non cercando di essere coerente con il ragionamento che ho fatto oggi, quindi diciamo riportandola, perché ovviamente, diciamo, questo implica competenza, appunto, come dicevo, che forse non ho. Se la facessi rientrare invece nel ragionamento che stiamo facendo fino ad adesso, in realtà questa, come dire, questa forma di preoccupazione che noi abbiamo comunque sull'intelligenza artificiale, in realtà riproduce esattamente la problematica della narrativa dell'uomo che non è più al centro. Non è più al centro. È avvenuta tante altre volte. E soprattutto riproduce la tematica dell'abbandono del centro in prospettiva binaria. Cerco di spiegare cosa intendo in questo caso. Cioè, in realtà, da poco abbiamo scritto un testo su questo tema, in realtà in natura, appunto, se ci spostiamo fuori dalla tassonomia corrente, ci sono delle cose che non esistono e su cui noi costruiamo ragionamenti. Cioè, faccio un esempio, una cosa che non esiste e che noi e che sulla quale invece si fonda la nostra esistenza è il binomio o comunque la dicotomia tra artificio e natura. E in questa cosa dell'intelligenza artificiale ovviamente si ripercuote tutta la nostra inquietudine in questa visione, che poi tra l'altro viene chiamata in modo evoluzionista la scacchiera di Huxley, quindi diciamo si parla proprio della scacchiera, no? Perché abbiamo questa idea che noi stiamo giocando una partita a scacchi, in questo caso con la natura, e noi siamo. E abbiamo sempre questa idea che comunque in questo momento, diciamo, da una fase, diciamo, a un certo punto della nostra storia, abbiamo cominciato a preoccuparci non solo che la natura ci soverchiasse, ma che ci soverchiasse un'altra essenza, che è l'artificio, no? È l'intelligenza artificiale. In realtà, dal punto di vista della biologia dell'evoluzione, non esiste l'artificio. Cioè, l'intelligenza artificiale non è la rappresentazione della nostra grandezza che ha prodotto, non è la rappresentazione di qualcosa di prometeico, abbiamo creato un'entità che poi diventa superiore a noi. In realtà noi abbiamo fatto quella cosa lì perché è perfettamente logica con l'exaptation, cioè ogni struttura artificiale che noi chiamiamo artificiale in realtà non è altro che la manifestazione di questa ridondanza del cervello che è scalabile, cioè è scalabile, quindi il codice genetico è strutturato in quel modo.
il corpo umano è strutturato in quel modo, il cervello è strutturato in quel modo, i palazzi sono strutturati in quel modo perché questa struttura logica è scalabile. Quindi io non sto dicendo che non possa succedere che l'intelligenza artificiale possa metterci in una condizione tale da... Dico soltanto che dal punto di vista della logica... La logica del corso evolutivo, sostanzialmente. La logica del corso evolutivo è che l'intelligenza artificiale non rappresenta nient'altro che l'intelligenza artificiale, tant'è che poi si va proprio... Io vado, a questo punto vado nel tecnico, perché in realtà che cos'è che distingue un computer dal punto... Perché artificiale da una pianta? In realtà... Se tu lo controlli e vai indietro nel tempo, l'artificio che nasce con la pietra tagliata, eccetera, eccetera, in realtà, e qui vado forse su una mia personale sessione, in realtà l'artificio si misura con una sola misura, che è la prova della nostra incapacità di comprendere un mondo complesso, ed è il rifiuto. Rifiuto proprio, cioè mi spiego, in realtà... Perché mai una macchina dovrebbe essere artificiale e una pianta non lo è? Perché un albero non è artificiale? Cioè, in realtà, l'unica cosa che caratterizza dal punto di vista della narrativa quello che noi chiamiamo artificiale è il fatto che fuoriesce dal mondo ed è una struttura sé stante, indipendente, che ha un valore perché quello. In realtà no, perché è a sé stante vuol dire semplicemente che quella diventa, a un certo punto diventa un rifiuto. Ah, rifiuto, non negazione, rifiuto a conclusione. No, no, rifiuto, è quello che sto dicendo, sto diventando estremamente terra-terra, cioè in realtà se un palazzo avesse un ciclo di vita e fosse come un albero, non sarebbe artificiale. È chiaro che noi stiamo dicendo, no, è artificiale perché l'abbiamo rappresentato noi, non esisteva in natura, ma esiste in natura perché l'abbiamo pensato noi. Cioè non diciamo che una pianta... come dire, il grano è artificiale, pure il grano è artificiale, il grano, quello che usiamo noi, appunto, da quando usiamo, è artificiale quanto la macchina, però il grano non fa rifiuti, nel senso che rientra, però è artificiale, è stato rielaborato, ridisegnato. Quindi quello che sto dicendo quindi è che noi ci stiamo ponendo una serie di problemi, ma in realtà l'intelligenza artificiale a me sembra, come dire, se uno lo legge in chiave di Alexaptation, un importante, interessante passo, chiamiamolo così, in avanti verso non il progresso, come dicevo, ma verso l'entropia. Chiaro. Basta che noi non lo vediamo come lo vediamo come un aumento di opportunità. Questo problema che poi ci sarà una sopraffazione da parte di uno dell'altro fa parte della nostra tassonomia, ma che non esiste. Sì, qui è Hollywood che ha influenzato con Matrix, sì. Terminator, no? Cioè, è chiaro. Certo. Cioè, funzionerà male nel momento in cui effettivamente noi ci estingueremo per colpa di quello, ma ci estingueremo per colpa di quello nel momento in cui o non siamo in grado di comprenderlo e quindi o non siamo abbastanza capaci di entrare nella complessità del sistema. Ok, mi è chiaro, mi è chiaro. Va bene, insomma, abbiamo sforato l'ora, ma insomma, era, perdonateci, ma insomma, chi ci sta seguendo, chi ci seguirà, ma insomma, era un dibattito molto... appassionante e quindi insomma va bene, abbiamo un po' sforato i canoni classici dell'ora di registrazione. Ringrazio ovviamente il professor Menis che ci ha già portato insomma questa sua prima lezione con queste più che suggestioni, in questa cosa stiamo dicendo proprio dei cambi di paradigma, ecco, permettimi Alessandro di ragionare proprio sul cambio di paradigma più che su suggestione, e che le nuove generazioni hanno nel loro percorso evolutivo la possibilità di cogliere, io mi auguro, l'opportunità, quello che sembra una negazione in realtà potrebbe essere un'opportunità, e che apra loro percorsi che noi non siamo riusciti in qualche modo a mappare. Mi riscuso con Benedetta perché insomma doveva fare le interviste, invece sono entrato io a gamba tesa, quindi va benissimo. Perdonami assolutamente per questa cosa, e ovviamente spero che questo già induca a iniziare a guardare la seconda lezione, che avrà un'ulteriore prospettiva su cui ragioneremo la prossima volta. Grazie Alessandro, grazie Benedetta, e ci vediamo alla prossima lezione. Un saluto a tutti voi. Grazie.